Sto cercando Francesco Gagliardi, dov'è? Dov'è? Ecco qui. Francesco rappresenta Viso Pubblico, che è una delle credo una delle vabbè, comunque una delle tante associazioni che ci sono sotto il manifesto, tra cui Arci, Libera, e quindi Viso Pubblico è rappresentato qui da Francesco. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio le associazioni che hanno permesso la riuscita di questa bellissima serata. Ringrazio i carovanieri, ringrazio l'associazione Onda Pazza di cui sono membro, ringrazio artisticamente Ammazzateci Tutti, la Lab di Vinetto. Prima riflettevo sul titolo della carovana, fare società. Queste associazioni che si sono messe in rete per organizzare la settimana per la legalità, associazioni che provenienti da territori diversi, limitrofi sì, ma da territori diversi, provenienti anche da estrazioni diverse, provenienti da culture diverse, da formamenti diverse, hanno già incominciato questo percorso, hanno fatto società per mettere in piedi il programma per la promozione della legalità. È stata un'esperienza incredibile di cui io ne sono stato partecipe, oltre che artefice di questa esperienza, e vi dico che comunque comporta un sacrificio enorme di tempo, comporta un sacrificio enorme anche economico, perché comunque ci sono degli spostamenti, bisogna comprare il materiale per poter fare promozione. La cosa che ci ha unito è l'idea di fare una società migliore, l'idea di poter credere in una società dove l'ideologia della legalità sia un perno fondamentale. Io credo che quest'anno il titolo più azzeccato della carovana, fare società, non ci sia. In un momento in cui i valori della società in cui viviamo vengono messi in discussione quotidianamente, leggiamo sui giornali che la politica si incastra in determinate situazioni con la mafia, che la politica si incastra con la malavita locale. Viviamo in un mondo dove la finanza mette in crisi tutti questi valori. Il tema fare società significa credere in una società diversa, credere in una società dove la legalità sia un punto di riferimento, non un punto d'arrivo. Io faccio l'amministratore nel mio paese, vi dico che la società in cui viviamo è il riflesso di quello che noi siamo diventati. Nei nostri territori accadono dei fenomeni veramente strani, dove ci sono delle inversioni di più che di tendenza, delle inversioni di miti. Gli adolescenti dei nostri paesi sono convinti che conoscere il boss di turno o conoscere il ragazzino che spaccia per strada, magari di qualche anno più grande, sia la cosa più giusta, sia il punto di riferimento dove cercare di arrivare. Perché accade questo? Questa è la domanda che dovremmo porci tutti quanti. Perché l'adolescente vede adesso come punto di riferimento nei nostri paesi il potente di turno? Perché anche, diciamo, noi grandi abbiamo dato un insegnamento sbagliato, ovvero abbiamo creduto che nei nostri paesi non ci fosse la mafia, non ci fosse la malavita. Abbiamo ignorato il fenomeno della malavita locale, abbiamo ignorato le persone che denunciavano sui nostri territori episodi di mafia, le persone che denunciavano episodi di usura, le persone che denunciavano episodi di corruzione. Ci siamo girati di spalle, ci siamo chiusi dentro casa, abbiamo fatto finta di niente perché tanto il problema non ci apparteneva, il problema ce l'avevamo fuori, all'esterno delle finestre di casa nostra. Il problema è un problema scottante, il problema, si pensa tante volte che per fare dell'antimafia sociale sia necessario essere eroi, in realtà non è così. In realtà con questa convinzione noi abbiamo abbassato l'asticella minima della legalità sui nostri territori. Queste iniziative certo non risolvono il problema, sono delle iniziative che piantano un seme, come il seme che pianta la carovana nei posti dove va, che ci deve portare a casa a riflettere.
riflettere appunto in un nuovo modo di fare società. L'Italia è uno dei paesi più corrotti, statisticamente parlando. Come diceva appunto prima il presidente dell'associazione Onda Pazza, il buon esempio viene dalle istituzioni. Tante volte noi siamo anche scoraggiati, ci rubano, partiamo dall'esempio più stupido, ci rubano la macchina, che facciamo? Abbiamo l'amico potente di turno, andiamo al boss del paese, guarda, mi hanno rubato la macchina, per cortesia me la ritrovi. In quel momento noi ci poniamo in una situazione di dover restituire un giorno o l'altro il favore, tra virgolette, che ci è stato fatto di ritrovare la macchina. Quindi fare società significa anche cambiare atteggiamento quotidiano. La legalità non è una parola così tanto bella, per esempio tanti dicono che okay, bellissima l'iniziativa della legalità, io ci voglio essere, ci metto il patrocinio e poi magari alla manifestazione neanche andiamo della legalità, no? La legalità deve essere esercitata quotidianamente, non può essere una cosa che oggi sento, domani non sento, dopodomani faccio finta di non sentirla. La legalità è un qualcosa che dovremmo avere tutti quanti all'interno, partendo dai piccoli gesti. Certo, non è che parliamo di legalità democratica, non è che, voglio dire, uno becca la multa e una persona illegale, no? Perché tante volte si arriva anche all'esasperazione della parola stessa, perché col termine legalità noi possiamo comprendere tante piccole azioni nel quotidiano, però io quello che sento, quello che vedo, cioè a me stasera piace parlare del problema che noi viviamo sul territorio. Guardate, Torito, Grumo, Binetto e magari anche Palo, i paesi limitrofi, hanno questo problema serio di legalità sul territorio. Noi a Torito, per esempio, abbiamo dei posti bloccati dove difficilmente riusciamo a passare del tempo la sera. Abbiamo per esempio la piazza che noi chiamiamo la Piazza Vecchia, che è Piazza Vittorio Emanuele I, che è completamente occupata. È occupata da questi ragazzini che spacciano, è occupata da ragazzi che hanno anche sparato in piazza l'anno scorso. Non è più frequentata neanche da noi, non riusciamo neanche a metterci piede, ma questa stessa realtà penso che la vivono anche i paesi di Grumo, penso che la vivono i paesi di Binetto. Adesso ci sono flotte e flotte di adolescenti che vengono arruolati perché convinti che in questa maniera si possa far soldi, perché qualcuno ci ha insegnato che, magari anche la televisione ci ha insegnato che alla fine la vita è semplice, non è fatta di sudore. E poi si ritrovano coinvolti in situazioni spiacevoli perché magari in quel momento si vive l'adolescenza, un'età delicata, e quindi fare determinate esperienze li rende più grandi. In più da noi che cosa ricevono? Che esempio ricevono? Che ci vedono parlare col delinquente di turno, che ci vedono chiedere favori al delinquente di turno, che quando siamo nei bar siamo contenti che il delinquente ci abbia pagato il caffè, ci è andata bene che ci ha pagato il caffè, in fondo è una brava persona, poi magari ci ritroviamo che aprono attività commerciali per fare riciclaggio di denaro e noi andiamo a spendere soldi lì perché dobbiamo comprare, dobbiamo fare spese, perché magari lui ci fa anche un buono sconto sui prodotti che compriamo. La legalità parte anche da questo, parte anche dal voler dire no, voler dire io in quel negozio non ci entro, in quel bar preferisco girarmi di spalle e andarmene via, preferisco non salutarti, preferisco dirti anche che io e te non dobbiamo avere nulla a che fare. Certo, sembra difficile perché poi nei momenti di difficoltà noi non crediamo nelle istituzioni, perché non crediamo che il carabiniere di turno possa fermare nel posto di blocco il delinquente che va in giro senza casco e magari poi passiamo noi senza casco e veniamo fermati. E non crediamo perché vengono arrestati dopo 40 giorni e ci ritroviamo di nuovo sul territorio. È veramente difficile, è veramente difficile. Qua nessuno ci chiede di fargli eroi e di denunciare tutto quello che vediamo. Semplicemente io credo in un'antimafia sociale dove ogni giorno ognuno di noi dovrebbe dare un contributo, un piccolo contributo, come
Poc'anzi parlavo con una signora che diceva: sì, noi facciamo tanto lavoro, però non riusciamo a cogliere i frutti di questo lavoro. In realtà i frutti non sono imminenti, nel senso che noi stiamo seminando, può darsi che ci troveremo una società migliore tra 20 anni, può darsi che ce la troveremo fra 30. Stasera forse abbiamo raccolto, siamo riusciti a salvare un paio di persone, non ne abbiamo salvate tutte. Non è certo con un solo convegno, non è certo con l'arrivo della carovana che le cose cambiano. Le cose cambiano se ognuno di noi riporta quella famosa asticella a un livello adeguato. Se le istituzioni incominciano a fare le istituzioni, se gli amministratori non vengono allettati dalla corruzione, se gli amministratori non scendono a compromessi con il delinquente di turno. Cioè, adesso tutti quanti abbiamo sfiducia nella politica per tutto quello che leggiamo sui giornali, per tutto quello che è accaduto negli ultimi anni in Italia, dove veramente l'asticella della legalità è scesa ai minimi storici, dove veramente era consentito avere lo stalliere dentro casa, dove veramente era consentito scendere a fatti per portare a casa i voti. E noi cittadini che magari ignoravamo determinati percorsi, o magari parlando anche delle situazioni locali dove magari ci promettevano il posto di lavoro per i nostri figli in una situazione di disperazione e di disoccupazione, con un tasso di disoccupazione elevatissimo, ci si pensava che potesse essere la panacea ai nostri problemi. Noi stessi abbiamo alimentato questo sistema, l'abbiamo alimentato. In quel momento abbiamo abbassato il livello di guardia, abbiamo abbassato il famoso livello dell'asticella. Quindi io credo che il fare società sia il fare quotidiano di ogni singola persona, di ognuno di noi. Ognuno di noi deve cercare nel proprio piccolo di poter fare società con i comportamenti quotidiani volti alla legalità. L'alternativa non c'è. Gli esempi di Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono esempi eroici. Tutti quanti noi nel nostro immaginario o nel nostro essere sognatori sogneremmo di fare gli eroi. Però non è così solo che si fa l'antimafia sociale, si fa con i piccoli comportamenti. Cioè, ognuno di noi ogni giorno deve cercare di mantenere le distanze, deve cercare di anche nel rivendicare i diritti più stupidi, come diceva appunto prima Alessandro. Questo dobbiamo fare ognuno di noi, e dobbiamo parlarne tra di noi. Deve cercare di contestare gli amministratori locali quando le cose non vanno, deve contestare le campagne elettorali quando la campagna elettorale è evidentemente truccata, non nel seggio elettorale, evidentemente truccata prima. Deve saper dire di no a determinate cose. Certo, le tentazioni sono tante. Le tentazioni sono tante. È molto semplice. È più facile cadere che resistere in questo momento. È molto più facile cadere. Io mi auguro che questa sera noi abbiamo seminato, abbiamo piantato un seme che possa crescere forte e robusto, magari con tutte le facce di tutte le persone presenti. Io sono convinto che qualcosa rimarrà questa sera, che quando magari domani ci troveremo a parlare con gli amici o ci troveremo a parlare in famiglia, affronteremo questo tema anche noi potremo dire la nostra, potremo dire sì, forse da ieri sera sono più convinto che ci possa essere una società migliore. Grazie.